Introduco adesso Antonello Dippolito. Polito. Ciao, ciao Antonello. Ciao. Ciao, ciao. Buon pomeriggio allora, a tutti. Buon pomeriggio anche a te. Uh, prima, nella old track, dicevi che ti sei trasferito a uh, in Olanda. In Olanda, sì. Eh. Sì, sì. Sono a Rotterdam in questo momento. A Rotterdam. Tra l'altro, eh, vedo dal, dal tuo profilo che sei anche un estimatore dei formaggi, quindi a goda ci sarai andato di sicuro. <ride> sì, 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 molte volte, tra l'altro. Quindi... <ride> è proprio a, a un tiro di schioppo da, da dove... Abito. Esatto, sì, sì. Allora, io ti lascerei subito al, al tuo intervento e poi okay. a, continuiamo a approfondire con qualche domanda. Perfetto. Ok, quindi... How can I trust my test suite? Come posso credere alla mia, alla mia suite di test? Quindi come posso fidarmi in realtà della mia suite di test? Eh, questa è una domanda che spesso ci si siamo fatti, insomma, eh, e io in particolare me la sono fatta quando, ogni volta che ho, eh, come dire, che, che sono entrato a lavorare in un nuovo progetto, quindi che sia grande, piccolo, medio, una nuova azienda, una vecchia azienda quando non conosco eh, la suite di test del progetto con cui sto lavorando, insomma, mi pongo questa domanda. Credo sia capitato a, eh, anche alla maggior parte di voi, insomma, iniziate una nuova azienda e pensate che il, il prodotto sia eh, tutto rose e fiori, insomma, che sia come questa Audrey Hepburn, eh, in realtà poi, insomma, vi affondate un po' più le mani nel nel codice e vedete che non è esattamente così ma che è più verso questo diciamo mostro e, e quindi a quel punto la domanda diventa più che una domanda diventa un qualcosa che vi attanaglia un dubbio che vi attanaglia, eh, vi attanaglia eh, di notte eh, che vi viene a prendere di notte nei vostri sogni eh, se la suite di test è in grado veramente di, eh, di essere efficace sì. e di semplificarvi la vita e, io sono Antonello, come, come ho già detto insomma sono nato a Roma ma eh, in questo momento vivo in Olanda eh, e insomma mi potete cercare e trovare su web eh, più o meno ovunque come nome di Anto Tipo e, e questa diciamo è anche la mia storia come vi ho appena detto ma eh, per questo talk avevo bisogno di un personaggio che era più, più che uno sviluppatore era un investigatore no? eh, per cercare di dare una risposta a questa domanda eh, che ci attanaglia insomma e, e quindi ho scelto uh, questo personaggio qui che si chiama Sharecode Holmes. Eh, so che è orribile questo gioco di parole, però insomma mi serviva un personaggio, quindi eh, sono appassionato tra l'altro di Arthur Conan Doyle, quindi ho detto perché no, visto che questa poi diventa più, come dire, un'investigazione vera e propria, no? eh, Con um, intuizioni, ricerche, eh, esperimenti. Ovviamente il nostro uh, Sharecode... Eh, parte dalla, dalla metrica e dal tool fondamentale che tutti più o meno conosciamo, cioè eh, la test coverage. Eh, intanto partiamo dal definire che cos'è. La test coverage è eh, sostanzialmente eh, la parte di codice eh, sorgente che viene eseguita durante l'esecuzione dei vostri test. Quindi, volgarmente detto, eh, la parte di codice che è coperta dai test. Eh, andiamo a vedere un banalissimo esempio eh, abbiamo un reattore nucleare eh, quindi diciamo una classe che modella un reattore nucleare eh, abbiamo un solo metodo molto semplice eh, che ci dice se il reattore nucleare è in uno stato di pericolo o meno data una temperatura eh, quindi un'affermazione abbastanza critica, abbastanza importante per la nostra applicazione che diciamo, modella eh, tutta una, 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 un reattore nucleare è molto semplice, se la temperatura è maggiore o uguale a 1000 gradi allora ritorna true, cioè è pericoloso, altrimenti ritorna falso. Quindi, molto semplice: il test sarà altrettanto semplice che quello che vedete più in basso. È un test scritto con uh, PHP unit, uh, due asserzioni. Uh, deve essere, deve ritornarmi falso se ad esempio la temperatura è 500, la temperatura che passo a questo metodo. O devi ritornarmi vero se la temperatura è a passo questo metodo è 2000, ad esempio, ok, 100% di code coverage. Ehm, test verdi. Ok, bomba, fantastico. Poi succede qualcosa. Arriva, non lo so, uno sviluppatore junior che impazzisce. O, un, ehm, o voi stessi ubriachi mettete le, man <ride> le mani al codice e, e, e fate questa piccola modifica: cioè dal maggiore uguale al maggiore. Eh, committate il vostro codice il vostro codice eh, scusate, il vostro codice è ancora coperto da questo test la, la, la code coverage la percentuale di code coverage è ancora al 100% eh, quindi la pipeline è green eh, è, è verde quindi vi porta il codice in produzione e che succede però quando il codice è in produzione magari di notte quando non ve l'aspettate questo perché eh, Ovviamente la temperatura a un certo punto eh, arriverà ad essere 1000, il vostro codice ritornerà che il reattore nucleare è ancora in uno stato non pericoloso quando invece lo è, e esplode, succede qualcosa di brutto. Tutto questo con la code coverage al 100%, che vuol dire questo? Beh, um, questo tweet di Campbell Pack lo, 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 lo racconta meglio di me: insomma, eh, è come leggere tutte le parole di un giornale. Eh, questo non vi garantisce che avete capito eh, tutti gli articoli del giornale, no? eh, E quindi è, insomma, essere orgogliosi di una test coverage al 100% non vi porta lontano. Eh, quindi ShareCode è lì che, si, che, che cerca di capire: ok, va bene, può aiutare la code coverage, però in effetti non è questo tool che, che, ci, che mi cambia la vita, che mi fa veramente capire se, mia, se, se questa test suite è, è efficace o meno. Quindi continua eh, a farsi domande, a, ad andare a conferenze come quelle del GRUSP, per esempio, a, a andare al, al suo Pug di riferimento, il Pug Londra, eh, credo, e eh, googla, insomma, continua ad investigare e trova due metriche interessanti. Eh, la prima è la complessità ciclomatica, il secondo è l'indice CRAP. Eh, CRAP in inglese è una parola che vuol dire, insomma, una cosa... Brutta, non ve la traduco neanche, soprattutto perché siamo in fase digestiva qui, credo. E sono due, due, due metriche che in realtà noi abbiamo già gratis, mettiamola così. Perché, se usiamo ad esempio PHP Unit, come, come abbiamo fatto nell'esempio, eh, PHP Unit ha una dashboard eh, che oltre quindi a, a mostrarci in una maniera molto visuale la code coverage in maniera con, con html quindi dovete eh, utilizzare l'opzione di renderizzarvi l'analisi che fa della, sulla code coverage eh, con html eh, oltre a questo ci dà anche però una dashboard che è molto interessante eh, ci sono due grafici quello in alto è, mette in relazione la code coverage con la complessità ciclomatica e quello in basso invece è una lista di classi che hanno un indice CRAP molto, altro, molto alto. Eh, quindi, diciamo, li definisce Project Risks, perché sono proprio per i veri e propri rischi del, del vostro progetto. Che cos'è la complessità ciclomatica? È sostanzialmente il numero di percorsi indipendenti che il vostro codice, o nel caso di una classe o un metodo, eh, fa, o può, potenzialmente può fare. Quindi questo vuol dire che aumentando il numero di if-else o il numero di cicli, eh, questo, eh, questa complessità ciclomatica aumenta ovviamente e vuol dire insomma più avete eh, if-else e cicli magari innestati l'uno dentro l'altro, più la complessità insomma, aumenta in maniera eh, esponenziale e, e che vuol dire che è critico e che magari quel punto di codice è critico e può nascondere bug. E, quindi insomma già ci dà un'idea un migliore no? di cosa dobbiamo andare a testare più, in maniera più precisa eh, e poi c'è il CRAP index eh, CRAP come vi dicevo è, in realtà è, una, è un simpatico acronimo eh, questa è la formula eh, in realtà vista così sembra mh, insomma, più complessa di quello che è eh, però il suo creatore che è Alberto Savoia quindi credo, suppongo sia italiano eh, lo descrive meglio nel, nel, nell'articolo che ho linkato poi sotto e, e che introduce questo indice. Ci viene a raccontare eh, di, di come cambia eh, questo indice in base alla code coverage, per esempio. Quindi, ad esempio, se, se noi abbiamo una code coverage che tende verso il 100%, quindi ottimo, ehm, avremo che l'indice che crap dipende linearmente eh, semplicemente dalla, dalla complessità quindi più è la complessità più ovviamente il, il rischio di questa classe o metodo eh, aumenta se invece mm. abbiamo una code coverage molto bassa e magari tendente allo zero ehm, vediamo che qui il, la formula diventa il codice l'indice crap mm. diventa eh, funzione del quadrato della complessità quindi aumenta molto di più aumentando la complessità eh, il rischio del nostro metodo classe ehm, quindi vuol dire che in un potenziale grafico come questo eh, anzi non potenziale perché phpunit unit cioè, come, come abbiamo visto prima ce lo mostra un grafico di questo tipo eh, con eh, complessità e coverage la parte buone, le classi diciamo buone o le parti di codice buone sono quelle che vanno a finire in quell'angolo rosso Uh, che vuol dire che quando la code coverage è alta mi posso permettere una complessità ciclomatica ovviamente bassa, ma anche media se vogliamo, uh, mentre invece se ho una complessità ciclomatica molto alta, devo fare qualcosa al codice, insomma, è inutile coprirlo con più test, posso anche avere il 100%, ma sempre un rischio. È eh, quella, quella parte di codice. Mentre invece se ho uh, un, una code coverage molto bassa, non mi interessa neanche. Quanto è la complessità ciclomatica? Devo coprirlo con i testo. Quel, quella parte di codice, sì, mh, già meglio se vogliamo, però, eh, insomma, cerco da una sua, una sua intuizione, un'altra intuizione. Cioè, non tutti i pezzi di codice, diciamo così, sono importanti, o meglio, sono tutte importanti, ma eh, qualcuno è più importante di, altra, eh, di altre. Eh, e quindi, insomma. Facendo le sue ricerche, continuando ad andare a conferenze, eccetera, eh, legge da qualche parte che esiste un'altra un metrica interessante eh, per il codice, cioè la metrica CHARN. Eh, questa ci racconta eh, di quante volte è molto semplice, quante volte un pezzo di codice, quindi una classe, mettiamola in un linguaggio come PHP che è orientato agli oggetti, una classe è stata modificata nel tempo. Quindi ad esempio, il numero di commit eh, che, che sono stati fatti su questa classe. Questa è stata introdotta da, da Michael Feders. Quindi eh, potete anche qui leggere l'articolo che, che, che ho linkato sulle, sulla slide. E, um, ed è una metrica molto interessante perché eh, quello che ci dice eh, l'autore è che molti progetti hanno un grafico simile a questo, cioè tantissime classi, l'80-90% delle classi. Sono, sono modificate poche volte perché magari contengono delle logiche molto semplici, delle logiche di infrastruttura che non cambiano spesso e poi c'è una piccola percentuale, una molto più piccola percentuale di classi che vengono modificate anche, modificate anche molto spesso e quelle possono essere classi che contengono un, per esempio delle logiche di business delicate, importanti che vogliamo andare magari a testare meglio. Eh, perché appunto cambiano spesso, eh, perché sì, le logiche di business ovviamente cambiano. E, mh, questo grafico eh, ancora non esiste, quindi qui c'è anche spazio per, per un non lo so, un piccolo progetto di, di eh, open source, se vogliamo. Se volete, eh, per, eh, per creare questo tipo di grafico che ci potrebbe aiutare a capire. Eh, dove do, dov è il nostro codice, dove, dove sono, le nostre classi, e in questo caso possiamo tirare una linea eh, tra la complessità e il churn. Possiamo tirare una linea e tutto quello che ha sotto questa linea è mh, diciamo è buono. Quindi, se il, il numero di volte che modifico un file è, 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 molto, è molto basso, posso permettermi, anche una complessità alta. Basta che lo testo insomma. E, e non, non cambierà spesso, eh, se invece eh, se riesco a ridurre la complessità, eh, allora posso accettare anche un, un churn molto alto da quel file. Quindi, diciamo, questa è una linea disegnata arbitrariamente ovviamente. Eh, meglio la disegniamo, meglio è per il nostro progetto. Poi insomma, a un certo punto. Come vi dicevo, non c'è un, un um, tool che ci dà questo tipo di metrica in maniera visuale. Eh, o così visuale però c'è un tool che misura il charm e che ce lo mette in relazione anche con la complessità quindi poi sta a noi diciamo eh, cercare di capire quali, quali sono i file da testare di più quali sono i file magari da, da ridurne la complessità eh, questo ad esempio è un questo tool si chiama charn.php ed è l'ho fatto girare in maniera molto intuitiva molto semplice sul eh, pacchetto laravel laravel per esempio e come vedete ci sono alcuni file che hanno un abbastanza alto insomma 68 60 comincia a essere abbastanza alto come numero di volte che andiamo a modificare un file significa che quel file contiene eh, delle logiche che cambiano eh, però la complessità è, re è relativamente bassa quindi possiamo stare abbastanza tranquilli e poi c'è un, uno score che viene calcolato in base diciamo alla distanza di quella classe rispetto alla linea che vi ho mostrato prima quella linea ideale che vi ho mostrato, che vi ho mostrato prima quindi più alto è il numero eh, più si, ci avviciniamo ad uno eh, in sostanza più la classe è pericolosa per, per qualche motivo quindi dobbiamo andare a capire come testarla meglio o come migliorarla in generale Sherco eh, è relativamente soddisfatto delle sue ricerche però sa, sente che c'è qualcosa in più che possiamo fare per misurare la qualità dei nostri test, no? Abbiamo distinto quali sono le parti di codice da testare di più, quali sono le più pericolose, i rischi, però... Ok, come scrivo test migliori? Poi questa è la domanda, no? che, che, che ci possiamo fare, che ci dobbiamo fare. E quindi arriva, sente parlare ad una conferenza, magari all'Aravel Day, magari da me, sente parlare di, di mutation testing, che è una tecnica in realtà non tantissimo utilizzata, devo dire, per quella che è la mia esperienza in vari team, ehm, però molto utile perché ci permette di rispondere a questa domanda. Eh, in realtà risponde a questa domanda, ma la chiede soprattutto, eh, se tu cambi il tuo codice sorgente eh, in una maniera che realmente altera il comportamento del, del codice, hai un test che fallisce e che ti dice, ehi guarda, questa logica è cambiata? Eh, se la risposta è no, eh, è un problema ed è questo che, che poi questi tool ci aiutano, ci aiutano a scoprire. La tecnica è molto semplice in realtà, si crea un mutante del vostro codice, un mutante è semplicemente un cambio del vostro codice di produzione, una modifica come quella che abbiamo visto prima eh, che cambia il comportamento del vostro codice di produzione. Se abbiamo un test che fallisce bene. Se non abbiamo un test che fallisce, significa che quel mutante è scappato, non l'abbiamo ucciso. Ed è male, ovviamente, eh, perché verrà ovviamente a svegliarci di notte per farci del male. Eh, riprendiamo l'esempio del reattore nucleare. Il mutante, come vi ho detto, è esattamente quello che è accaduto: cioè eh, invece di avere un maggiore uguale, per qualche ragione lo cambiamo con, un so con il maggiore. E succede quello che abbiamo visto. Quindi. Esplosione in, in produzione. Ci viene in aiuto, però, per fortuna, un tool che si chiama Infection. Uh, Infection è appunto un tool per il mutation testing in, in PHP, uh, non credo sia l'unico in PHP, ma è sicuramente quello con cui mi sono trovato meglio, quello che, che, che è più usato. E, sicuramente non è l'unico eh, nel senso in generale perché il mutation testing è una tecnica che si usa da. da Forse decine di anni uh, ormai, in vari linguaggi di, di, di programmazione, quindi in quasi tutti i linguaggi, troverete un tool che vi permette di fare mutation testing. Molto semplice da installare um, e da configurare. Può diventare complicato, ma l'installazione iniziale è molto semplice. Funziona con tre dei maggiori tool per il testing PHP: um, PHP Unit, PHP Spec Conception. Per esempio, non, non funziona con BIAT. Ancora, ma anche qui se volete, insomma è un tool open source, quindi ovviamente potete contribuire. Uh, e non dovete scrivere test uh, diversi, uh, lui va a analizzare i vostri attuali test e, e vi aiuta a capire quali sono deboli. Ve lo mostro uh, in maniera molto semplice. Il uh, live coding è rischioso, quindi non lo farò, però uh, il tool è talmente semplice che non, non voglio neanche andare a descrivervi come installarlo e come configurarlo perché c'è una guida che lo fa benissimo e molto meglio di me eh, però vi posso far vedere l'output di, di, di questo tool, di questo infection, una volta installato tramite composer e fatto girare sui vostri test eh, questo è l'esempio di, di prima, quindi la nostra piccola classe con il reattore nucleare e il nostro piccolo test col 100% di code coverage, ricordiamolo eh, quello che succede è questo, lui va a generare eh, mutanti, per quella semplicissima classe lui è riuscito a generare eh, 5 mutanti, 4 sono stati coperti dai test, quindi eh, 4 modifiche eh, che Infection ha fatto al nostro codice di produzione hanno fatto fallire i nostri test, quindi cosa positiva, una no, eh, quindi poi vi dà alcune metriche eh, Infection tra cui... Ehm, Insomma, cosa avete coperto, cosa no, e, e vi dà poi una metrica generale che è il mutation score, che insomma, in questo caso è dell'80% perché quattro mutanti sono, sono stati uccisi e uno no, quindi eh, è 80%. E soprattutto può uh, scrivervi a uh, standard output o scriverlo su un file di log quali sono i mutanti che sono scappati, e quindi per dirvi, ok, ragazzi, testate questa roba qui perché questo mutante è scappato. Dovete ucciderlo. Um, questo è il mutante, che è poi è quello che, che abbiamo visto, ha fatto scoppiare tutto in produzione. E quindi è molto semplice, molto semplice da gestire, molto semplice da configurare. Però poi che, che cosa bisogna fare per, per uccidere il mutante? E quello sta a noi, ovviamente il tullo non può fare tutto, ma in realtà in questo caso semplice, la soluzione è semplice, cioè i vostri confini. Quindi il nostro confine era 1000. E noi lì dobbiamo andare a testare se 1000 lo consideriamo dentro o fuori, vero o falso, pericoloso o, per o non pericoloso. Uh, questo esempio è: lo potete trovare con uh, Infection e altri tool installati uh, di default su, su un, un repository uh, che, che um, insomma open source, con cui potete clonare e divertirvi, e c'è anche questo esempio semplicissimo, quindi potete anche divertire a far eh, scappare mutanti, a ucciderli, eccetera. Uh, vi ho parlato di 5 mutanti per quella semplicissima classe, quindi potete immaginare, se avete insomma, delle classi complesse, quanti mutanti vi possa generare questo tool, e sono ovviamente tantissimi. Eh, questa è ad esempio la, la lista da, direttamente dal sito web eh, di, di Infection di tutti i mutanti eh, con degli esempi quindi insomma c'è anche la guida che vi permette di eh, con le opzioni che vi permettono di scegliere quali mutanti generare o quali magari escludere dalla, dalla generazione e per ogni mutante c'è un nome quindi è molto comodo Uh, sono tantissimi, su tutto, dai da, da, da semplici fails, loop, condizioni, fino agli array, fino a uh, cose di una complessità insomma abbastanza alta. Uh, non ve li sto descrivendo perché appunto come vedete sto scrollando la, la, la guida, è molto semplice, molto facile da capire. Andiamo ai pro e contro di questo tool. Uh, come vi ho detto più volte, è facile da, da farmi il setup e, e da, da installarla. Ehm, può trovare dei bug anche critici, come è stato nel nostro caso semplice, ma questo succede anche nelle eh, codebase eh, code, code complesse. Ehm, può migliorare le vostre skill di, 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 di test, perché se, se ovviamente date ascolto al tool, e come ad esempio in questo caso abbiamo imparato che dobbiamo testare i confini quando abbiamo un qualcosa di simile, no? un vero o falso su, delle, eh, su dei range quindi dobbiamo testare i nostri confini tra i contro ovviamente purtroppo c'è cioè che è più lento più lento di php unit, di php spec di conception perché ovviamente lui deve generare eh, centinaia di, di mutanti e deve eh, far girare i test su ogni mutante quindi ovviamente è lento e um, relativamente lento, ovviamente. Eh, non può fare l'analisi su tool diversi. Questo è un problema che ho avuto eh, quando mh, ho iniziato a lavorare sul mio progetto attuale, eh, sulla piattaforma su cui sto lavorando, eh, i test unitari erano stati scritti con PHP Spec, i test diciamo di integrazione eh, erano stati scritti con PHP Unit, i test di Funzionali o end to end, mettiamole così, con VIAT, quindi immaginate insomma, il, la complessità della, della suite di test e Infection in questo caso non può combinare i valori, quindi se un mutante viene ucciso da una, test, da una, da una suite di test eh, o non viene ucciso da un'altra, lui non può combinare i due risultati, quindi non può sapere se eh, nel suo complesso la vostra suite di, testi, di test ha ucciso quel. quel mutante oppure no. Alcuni mutanti sono per forza di cose eh, non pericolosi, mm, questo dipende ovviamente dal vostro codice, da, da, anche dal vostro giudizio, uh, quindi l'idea è che andare a cercare di avere una, un mutation score del 100% è inutile, eh, una perdita di tempo sostanzialmente, quindi non lo fate, ma fate mutation testing con intelligenza. Come si può usare? Beh, Mm, come detto facile da installare quindi si può usare anche a livello globale non solo a livello di progetto mentre magari state sviluppando una nuova funzionalità eh, con uno scope molto ridotto quindi sul, sulle classi che voi state sviluppando in quel momento sulla funzionalità che state sviluppando in, in quel momento si può usare invece a livello di progetto e ehm, far sì che quando che nella vostra pipeline che porta il codice in produzione eh, magari fallisca ad una specifica, una specifica soglia, eh, ad esempio di, possiamo mettere 80, 85, 75%, dipende da, 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 dal, dallo stato attuale dei nostri test, in modo che non scendiamo mai sotto quella soglia, oppure si può utilizzare una tantum per capire quanto è effettiva una suite di test, facendolo girare su un qualsiasi progetto. E capire cioè, darsi, avere un'idea migliore eh, dello stato della qualità dei test, migliore della, della, della test coverage per esempio. Ok, interessante, siamo abbastanza soddisfatti con questo tool mm, molto utile, però ehm, è vero, ho imparato alcune piccole cose eh, dando ascolto ai mutanti. Con infection, ma come posso veramente alzare il livello dei test che scrivo? Um, ci sono tanti modi, uh, uno è leggere libri, guardare esempi, uh, fare pair programming con programmatori esperti, ce ne sono tantissimi. Una di quelle che volevo menzionare in questo talk è il property testing, perché uh, torna comodo per il, per il nostro esempio iniziale del reattore nucleare. Che cos'è il property testing? È Sostanzialmente è un modo di scrivere test diverso, quindi vado a scrivere uh, nel mio test le specifiche uh, le specifiche proprietà dell'oggetto che sto testando e non la sua implementazione. E poi uh, devo usare un, un framework che mi permette di generare uh, delle asserzioni per testare queste proprietà. Uh, anche qui vi ho linkato un articolo molto interessante sull'argomento. Cerco di spiegarvelo con il famoso esempio ormai del reattore nucleare. Questo è il nostro test attuale, che ha il 100% di code coverage e addirittura il 100% di, muta di, di, di mutation testing uh, score. Uh, come posso scriverlo meglio fin dall'inizio? Come posso migliorarlo? Come, che, che vuol dire scriverlo con un approccio basato sulle proprietà? Sostanzialmente questo. Il test diventa questo qui. Uh, è comunque semplice. Uh, e vado a testare le sue due proprietà, cioè che il, uh, tutte le temperature da meno infinito, in questo caso ho messo 0, a uh, 999 devono tornarmi falso in quel metodo e che tutte le temperature dai 1000 fino all'infinito, in questo caso ovviamente ho dovuto mettere uh, 99.999, uh, fair enough, I would say, uh, ed, è, ed è, In questo caso deve ritornarmi true. Um, in questo modo io vado a testare le due uniche proprietà di questo oggetto semplicissimo. Uh, però, ovviamente, parlando di numeri, uh, devo trovare un, un, uno strumento che me li generi. Uh, e questo strumento è il uh, generator che vedete che ho usato qui. Ed è, uh, ho linkato sotto anche il, il, il pacchetto che ho utilizzato, che si chiama Eris. Anche qui eh, questa property testing è una tecnica utilizzata in altri linguaggi di programmazione, con eh, altri tool diversi e quindi sicuramente troverete in ogni linguaggio eh, tool simili a questo. E lui praticamente genera un tot di valori che sono in quel range e eh, in quel modo tu per ognuno di quei valori vai ad asserire se deve essere vero o falso in questo specifico caso. Quindi molto utile e molto, è un test molto più accurato del precedente. Ok, adesso ho, ho anche i tool, eh, ho anche delle tecniche nuove su come testare. Eh, e ora, che cosa? Come alzo ancora di più il livello? Sharecode è, è veramente insaziabile. Eh, Sharecode sa benissimo, però, che i tool non sono mai la risposta finale: eh, la risposta finale è più. Nell'approccio che avete, nella mentalità, eh, oserei dire, eh, nel, nel modo in cui sviluppate, eh, che significa rilasciate frequentemente, eh, più frequentemente rilasciate e più sono piccole le, 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 le quantità di codice che rilasciate in produzione, eh, più riducete il rischio. Una volta che, che poi avete eh, che, che rilasciate in produzione così velocemente, eh, monitorate tutto, quindi dagli errori, dai log di errore ai comportamenti, eh, le metriche strane, la lentezza, quindi monitorate tantissimo quello che fate e imparate dal vostro codice eh, che, che, che sta girando in produzione eh, e soprattutto in questo modo venite a scoprire bug prima ancora che lo sappia l'utente finale che poi è quello eh, l'obiettivo, no? eh, Prendete dei rischi, prendete dei rischi educati ovviamente eh, nel senso dei rischi pensati e, quindi credete, come dire, credete alla vostra test suite anche se non avete il mutation score e la code coverage al 100% perché portate il vostro codice in produzione, monitorate quando fallisce qualcosa eh, imparate dai vostri fallimenti cioè eh, scrivete un test su ogni bug che trovate ad esempio eh, è una scelta coraggiosa dipende dai casi alcuni, in alcuni casi lo potete fare, in alcuni no questo sta al giudizio del, de, de, dello sviluppatore, però tant'è, eh, è questo il modo per portare li, la, la vostra suite di test, ma soprattutto il vostro software ad un altro livello di qualità. Perché, Perché siamo qui? Perché è mezz'ora eh, che vi parlo di, di test e di come migliorare la vostra test suite, di come migliorare le vostre skill? Di testing, eh, quando il codice di test, in realtà non va neanche in produzione, se vogliamo, non va neanche a risolvere i problemi di business, non va neanche a portarvi soldi, potremmo dire in maniera molto superficiale. In realtà lo fa perché riduce il costo del, del, dell'evoluzione del vostro codice. Se lavorate su un progetto eh, medio, ovviamente, non, non sarà quasi mai un progetto che, che verrà buttato via tra un mese, due o sei mesi. Eh, a meno che non sia un proof of concept o qualcosa del genere, un, un progetto che magari sta in produzione, fa soldi, risolve un problema di business e voi dovete essere pronti ad evolverlo in maniera veloce e avere una buona suite di test vi aiuta a fare questo, vi aiuta a ridurre il costo del cambiamento del vostro software. Eh, ovviamente per questo, per questo specifico motivo aiuta anche l'agilità, l'agilità nel senso di... Ehm, rilascia e impara da quello che hai rilasciato, non solo a livello tecnico, quindi a capire dov'è che il vostro software fallisce, quindi magari scrivere un test in più o fare un fix migliore, ma anche a livello di business, cioè vi aiuta a capire se quella funzionalità funziona o no, vi aiuta a fare test, a capire quale funzionalità funziona meglio e quale peggio. Sostanzialmente tutto intorno al feedback, quindi dal feedback che vi arriva dalla da vostra suite di test, dal feedback che vi arriva dal monitoring, il feedback che vi arriva dall'utente finale. Eh, avere una suite di test che funziona vi aiuta a ridurre questo, questo loop sostanzialmente. Eh, grazie di avermi ascoltato, eh, ci sono tutti i contatti, quindi se volete farmi domande fatelo anche in futuro. Eh, tutto qua potete testare le mie cose, le cose che ho descritto anche sul, sul testing playground, se volete. Rieccoci qua, grazie a quello dell'intervento. Dell Tra l'altro il tema dei test è un po' un tema che mi è sempre stato caro, anche nel, nell'ottica di parlare del debito tecnico in, in, in generale. Sì. Ti, ti, ti do Inizio. un gancio, nel senso che uh, è vero che ci... Che testare tra virgolette è un costo di implementazione upfront è un risparmio come hai detto tu di, di mantenimento però uh, è anche un grandissimo risparmio nel momento in cui dobbiamo far evolvere la nostra piattaforma mm. sostituendola o moccandola per farla per, uh, portarla da un'altra parte quindi anche usare i test come, come strumento di, 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 di smoke test appunto sì. di quello che abbiamo fatto anche per cambiare linguaggio Esatto, vedendo qual è l'output ci, ci aiuta sic eh, sicur sicuramente, mm -hmm. e mh, vedo una domanda da Davide che dice: Il problema dei test sono soprattutto le variabili globali, eh, le mancanze di tipizzazione e inizializzazione nei linguaggi brutti tipo JavaScript. <ride> tu, tu cosa ne pensi? Eh, beh, su allora, non sono un esperto di JavaScript, quindi non mi lancio in giudizi, <ride> però eh, sicuramente la tipizzazione dei primi due sono sicuramente un problema. Nel senso, che noi possiamo star lì a scrivere i test migliori del mondo, però il linguaggio fa anche la sua parte. Quindi se, se abbiamo un linguaggio fortemente tipizzato o tipizzabile, come può essere il PHP, eh, nelle recenti versioni, aiuta tantissimo. Se smettiamo di usare variabili globali il più possibile, aiuta tantissimo. Ecco, in io, senso... Qualcuno usa le variabili globali all'alba del 2021, <ride> esatto. anche no. Ecco ragazzi, è uscito PHP 8 oggi, P esatto. P8. Tra l'altro, Quindi, e, e soprattutto, questo beh, è tutta un'altra un questione. però, fare TDD, quindi farsi guidare dai test che si scrivono, aiuta anche al design. Quindi, non, non useremo mai variabili globali se ci facciamo guidare dai test. Quindi, eh, in questo senso, il linguaggio aiuta tantissimo, eh, sì. <ride> Il linguaggio aiuta, insomma, e, altra domanda di Valerio. Nel team in cui lavori, c'è qualcuno proprio dedicato a questa attività, o integrato nel processo di lavoro di tutti gli sviluppatori? No, è integrato nel processo di lavoro. Uh, nel team in cui sono, adesso stiamo sviluppando addirittura in Python. Uh, però, comunque condividiamo tutto quindi con... cerchiamo di condividere al massimo anche le pratiche. Uh, per esempio, non facciamo mutation testing in, uh, in Python per ora però è tutto condiviso. I test li scrive chi poi va a scrivere la funzionalità, è, è tutto condiviso, insomma. Esatto, Tratto, aggiungo a, a beneficio di Valerio che proprio nelle pratiche di Extreme Programming chi, il test andrebbe scritto prima del codice uh, sì. per, uh, perché sono io che penso per scrivere il test dove potrebbe fallire il codice esatto. e quindi scriverò del codice scritto un pochettino meglio. Sì. E vedo un'altra domanda di Roberta Gallea eh, che dice usare il property testing ovunque è abbastanza improbabile di base lo vedo indicato per testare solo le sezioni di codice critiche, la domanda è la seguente ci possono essere anche altri contesti in cui può tornare altrettanto utile o necessario um, sì, beh, secondo me allora, diciamo che è più un approccio, quindi nel, nell'esempio che abbiamo visto era molto semplice, nel senso molto specifico, no? Abbiamo delle proprietà basate su, su un limite, degli interi, e quindi noi testiamo quelle due aree, eh, vero o falso. Eh, testare la proprietà è più guardare l'oggetto da un certo punto di vista e dire, ok, che proprietà ha, e dimenticarsi dell'implementazione. Eh, quindi è più, in quel senso, si può testare tutto. Uh, cercando di testare il comportamento le proprietà e non l'implementazione e in questo senso scrivere il test prima ti forza a farlo perché ovviamente non, non avendo ancora implementato la classe non sai qual è l'implementazione quindi testi le proprietà cerchi di testare le proprietà quindi sì è vero che si può utilizzare in maniera molto più efficace e specifica sul caso che abbiamo visto ma si può utilizzare come approccio generale anche quindi Faccio un'altra domanda, Io uh, riguarda un po' Infection, che tra l'altro mm. avevo visto un po' di tempo fa. E secondo te, quali sono le classi di mutanti uh, da usare, o, o anche le tue preferite? Da parte Wolverine, che <ride> ovviamente. Ehm... Ma guarda, io ultimamente l'ho utilizzato senza specifiche classi, quindi ho utilizzato tutto, dimmi tutto. Poi sono io che guardo i log e dico, ok, questo mm -hmm. lo testo, questo non me ne frega niente. Ehm, diciamo che ci sono, beh, quelle su, su appunto su maggiore uguale, minore uguale, minore, quelle cose lì sono micidiali, i bug si nascondono là. Quelle sugli array, gli array in PHP: insomma, se non sono trattati bene, nascondono bug sempre. Uh, quindi, sì, quelle sugli array sono, sono fondamentali. E sì, alcune specifiche non me ne vengono in mente oltre a queste. Direi. All'inizio, lasciatelo usare tutte le classi che ha, tutte le classi mutanti che ha. E dopo, magari, se vedete che ricorrono alcune classi che sono mutanti non pericolosi. Escludetele, quindi fate il processo inverso, escludete alcune classi, man mano che, che capite eh, come si comporta. Beh, diciamo che più lo usi, più il tuo codice diventa, tra virgolette, uh, uh, stabile e resiliente, mm. esatto. uh, eh, e di conseguenza, a, a lungo termine avrà bisogno di meno mutanti, perché sì. il tuo codice sarà sempre più, esatto. più, più forte. Esatto. Va bene, io ti ringrazio, non ci sono altre domande, il prossimo intervento inizia alle 14.45, eh, quindi avremo 5 minuti di pausa, mi sa, anche 10, e okay. alla prossima volta, grazie mille Antonello. Ok, grazie a te, ciao ciao.